Il pittore rinascimentale Sebastiano del Piombo ha trovato quest'anno una fortuna e un'accoglienza che non gli era stata ancora tributata in 500 anni di storia. I critici hanno parlato di una rivincita dell'artista in occasione della retrospettiva di Roma e dell'esposizione che si è da poco conclusa a Berlino. La professoressa Anna Baldazzi ripercorre le tappe della formazione dell'artista offrendo anche un'analisi critica delle opere più significative, realizzate in un'epoca di grandi trasformazioni storiche, sociali e religiose. La mostra di Roma e la mostra tedesca, i vari seminari e convegni organizzati quest'anno per Sebastiano del Piombo rendono finalmente onore e giustizia ad una fortuna critica che lo ha ignorato per circa 500 anni. Sebastiano del Piombo, artista rinascimentale di primo piano, nasce a Venezia nel 1485, nell'ambiente che era animato da Giovanni Battista Bellini e da Giorgione. Giovanni Battista Bellini ormai anziano e Giorgione di una generazione più anziano di Sebastiano del Piombo. La formazione iniziale veneziana viene così descritta da Vasari che nel 1550 pubblica una vita dell'artista. Per Vasari, per Giorgio Vasari, l'artista si dipartì da Gian Bellino e si acconciò a Giorgione. In realtà il termine che usa Vasari di acconciarsi non può assolutamente alludere ad uno stretto rapporto tra il nostro autore Sebastiano del Piombo e l'artista veneziano più anziano, perché Giorgione non aveva bottega. L'opera di Sebastiano del Piombo si inquadra in questo momento della sua formazione iniziale tutta nella Venezia di fine 400 e inizio 500. Di lui Marco Boschini, un autore di metà del 600, che scrive le opere illustri degli artisti veneziani, in una serie di quartine di endecasillabi descrive l'artista, il pittore, come un genio eccellente, ma che ha fatto le sue operazioni in Roma, alludendo al fatto che in Venezia Sebastiano del Piombo lascia soltanto due opere o qualcosa di più. Tra queste opere iniziali e di rilievo si contano il Giudizio di Salomone e la Pala di San Giovanni Crisostomo. Nel Giudizio di Salomone e nella Pala di San Giovanni Crisostomo il Vasari ravvisa una sorta di dipendenza dal Giorgione, anzi in un primo momento attribuisce la Pala di San Giovanni Crisostomo al Giorgione stesso, poi si ravvederà e recupererà l'errore. In realtà le due opere presentano nello scenario veneziano una innovazione di forte rilievo. Il San Giovanni Crisostomo, che ad una prima lettura sembra potersi assimilare alla Pala di Castelfranco del Giorgione, ha delle enormi differenze. Intanto non ha una visione frontale e poi presenta il santo in una posizione di spalla, in un ritratto di spalla, e le figure che accompagnano la conversazione con il santo sono assolutamente asimmetriche. Sulla sinistra c'è Santa Caterina, la Maddalena e Santa Lucia, a cui corrispondono nella destra del santo San Nicola, San Giovanni Battista e San Liberale. Ma ciò che è interessante di questo piano è l'indice divaricato delle mani, che rappresenta una innovazione conversazionale tipica di un linguaggio dei gesti che Sebastiano mutua da quella che Leonardo stava inaugurando in Milano come grammatica dei gesti. E questo aspetto sia delle mani con gli indici divaricati
sia la posizione di estremo vitalismo di movimento fanno allontanare il richiamo del quadro al Giorgione. Anzi, sembrerebbe che il vitalismo di Sebastiano del Piombo possa derivare molto di più da quello che era stato o che era un atteggiamento di interesse verso la composizione movimentata, dinamica, che il Dürer, che lavorava al Fondaco dei tedeschi negli stessi anni, andava operando e che può trovare una sua esplicitazione nella Festa del Rosario. Anzi, come vedremo in seguito, Sebastiano del Piombo applica una lucentezza e una interesse per le sete degli abiti che lo stesso Dürer andava assimilando dalla moda veneziana. Con la pala di San Giovanni Crisostomo, Sebastiano del Piombo enuncia le sue novità. Dicevamo l'impostazione ortogonale del quadro, a cui corrisponde una finestra sullo sfondo paesaggistico ed una scalinata ai piedi del santo. La ripresa d'angolo di spalla della figura centrale ed una colonna divisoria al centro. Ma soprattutto questa monumentalità, questa scultoreità sono amalgamati in un cromatismo tipicamente veneziano. Queste le doti, le competenze, il patrimonio pittorico con cui Sebastiano si presenta ad Agostino Chigi di passaggio per Venezia, che individua in lui il pittore adatto per poter decorare la sua villa romana a Trastevere. Agostino Chigi, banchiere del Papa, mecenate raffinatissimo, lo porterà con sé a Roma nel 1511 e dal 1511 inizia per Sebastiano del Piombo un periodo completamente nuovo di confronto stilistico con i grandi di Roma, Michelangelo e Raffaello.